Come non è scritto? Ha visto anche loro che hanno visto, non è lì. Scusate, non mi devi notare neanche la faccia da vedere. Non faccio niente di lei. Casa! Diritti! Dignità! Casa! Diritti! Dignità! Casa! Diritti! Dignità! Questa mattina una famiglia ha rischiato di finire in mezzo alla strada. Lo sfratto era previsto per le ore 9 di questa mattina. Alle 6 invece abbiamo ricevuto la chiamata della famiglia. Ufficiali giudiziari e proprietari sono entrati come dei ladri, sfondando la porta e cambiando la serratura per eseguire lo sfratto. Sostengono con una procedura straordinaria e singolare di Alessandria. Avevamo lanciato le due giornate di blocco degli sfratti, chiedendo alla politica che prendesse posizione per trovare una soluzione alle famiglie in emergenza abitativa. Il comune, la provincia non hanno detto nulla, non si sono spesi, non hanno preso posizione rispetto allo sfratto, non hanno detto una parola rispetto al blocco degli sfratti. In questa città, come ormai in tutta Italia, e l'abbiamo visto in quest'anno di lotta per il diritto alla casa, quelli che comandano e gestiscono l'emergenza abitativa, parliamo di 400 sfratti esecutivi nel solo mese di settembre, sono la polizia e gli ufficiali giudiziari. Mentre eravamo sopra, di solidarietà alle famiglie, due agenti ci hanno preso, ci hanno spinti, ci hanno presi a calci, ci hanno buttati in terra, ci hanno sbattuto contro le porte. Questo è il modo che si usa in Alessandria per gestire l'emergenza abitativa. Noi a questo ci opponiamo. Tra poco verrà convocata una conferenza stampa qua nell'ufficio del sindaco. Chiediamo che siano presenti il sindaco e l'assessore alle politiche sociali Cattaneo per prendere parola e dire qual è la posizione del comune rispetto all'utilizzo della forza pubblica per sfrattare famiglie con minori a carico, per sfrattare famiglie che hanno una morosità incolpevole, per sfrattare famiglie che purtroppo continuano e continuano a crescere i numeri e continuano a crescere le situazioni di disagio. La posizione del comune è quella di mandare gli agenti e lavarsi nelle mani, senza trovare soluzione, senza nemmeno prendere posizione rispetto all'emergenza abitativa. Tra mezz'ora convocheremo conferenza stampa, stanno arrivando i giornalisti, alcuni sono già qui.